C'è Simone Agubbio. Simone, allora. Buongiorno Conigli. Buongiorno a te. Michele, questo carrello del supermercato. Allora, eravamo 6 amici, partivamo in camper verso la Cazzoluta, Costa Brava, Costa del Sole, insomma tutte le località balneari della Spagna. E allora in sé bisogna fare un'ottima spesa, andiamo al discount perché non avevamo soldi per andare al supermercato. Sì. Lo carichiamo all'inverosimile questo carrello, compriamo pasta, ogni sorta, olio, tuono, Poi per non volerlo, diciamo, spostare i prodotti dal carrello al frigorifero del camper, anche perché non c'entravano, abbiamo caricato direttamente il carrello all'interno del caravan. Dai, bene. Sì, dopodiché, quindi ce ne siamo appropriati, l'abbiamo noleggiato di fatti, perché poi siamo andati in vacanza, abbiamo utilizzato questo carrello per gli spostamenti, quindi andavamo in spiaggia con questo carrello, ci mettevamo le pinne, palloni, materassi, libri. Diciamo, avete rubato un carrello. Diciamo le cose come stanno. Il carrello, vi siete imbertati il carrello. Vabbè, è umano. Non giudicate. Per carità, di un euro te lo sei anche portato. Per le Ramblas di Barcellona giravamo sempre con questo carrello. Come dei clochard, scusami se lo dico, Michele. Vabbè, però bello, perché è comodo. Al ritorno. Lo abbiamo restituito, lo abbiamo lasciato lì davanti al supermercato come un bambino esposto di fronte a un monastero di monaci. Sì. E quindi abbiamo restituito ciò che avevamo noleggiato. Questo è bello. Ma era lo stesso supermercato. Lascia stare, non vuol dire grazie.